Allora, anche tu hai fatto, sei stato qui a presenziare i trattori, quindi sì, una nottata. Molto calda. Molto calda, veramente, però dobbiamo essere forti, lottare per una giusta causa. Quindi la causa che è quella chiaramente dell'aiuto che va dato all'agricoltura, No, perché invece di stare, dovrebbe stare al primo posto l'agricoltura, invece sta, è stata messa all'ultimo posto. Allora ragazzi, voi siete stati qui a presenziare i vari trattori e quindi praticamente avete dormito alla ghiaccia. Com'è andata la nottata? Diciamo un po' freddino, però fresca, questo è altro. È stata una nottata dura, però combattiamo perché lo dobbiamo fare. Bene, allora state combattendo per quale causa? Vediamo almeno. Ma le cose sono diverse, i rincari di tutti i prezzi, le materie prime, il gasolio, pezzi di ricambio, e i nostri prodotti sempre allo stesso prezzo. Quindi praticamente con questa dimostrazione voi state, come dire, insomma, chiedete anche la solidarietà da parte di tutti i cittadini che poi fruiscono dei vostri sacrifici e del vostro lavoro. Senza l'agricoltore non si mangia. Quindi nottata all'addiaccio, siete giovani, ben vedere. Siete giovani, d'accordo, quindi avete dormito. Ben vedere. Ma è una tenda così, insomma, diciamo non proprio idonea per trascorrere una nottata dentro. Esatto. Quindi tenacia e forza per dimostrare che comunque il problema è fortemente sentito. Teniamo duro. E io vi auguro che venga risolto, soprattutto con grande soddisfazione per tutti gli agricoltori che effettivamente sono una parte determinante della nostra società, e TV7 esprime grande solidarietà per questa vostra dimostrazione.